Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata. Oggi vorrei trattare l'argomento se gli orologi aiutano appunto nelle relazioni con le femmine. Ecco, vi dico subito che la risposta è sì e fra un istante vi dico i motivi. Ecco, la prima cosa che viene in mente quando uno dice che gli orologi aiutano con le femmine è quella di pensare che un orologio costoso possa far sì che una persona si possa far credere una persona importante, una persona ricca, una persona che fa parte di una certa classe, e che ha una certa agiatezza. Diciamo che oggi non basta, no? Oggi si può avere tutto a rate, si può avere tutto, insomma, di seconda mano, si può in qualche modo far apparire le cose come nella realtà poi non sono. E quindi diciamo che anche le persone che siano maschi o che siano femmine, che cercano un partner che abbia una certa solidità, una certa affidabilità, naturalmente non fanno più caso né all'orologio, non fanno più caso neanche alla macchina e non fanno caso neanche alle case. Oggi naturalmente si sono molto più evoluti, insomma, ecco, i bei tempi sono passati e oggi ti chiedono naturalmente il CUD oppure ti chiedono la dichiarazione dei redditi, così almeno da questo punto di vista non ci sono dubbi, ecco. Quindi in quale modo gli orologi possono aiutare nelle relazioni con l'altro sesso? Ora, in questo caso qui parliamo di femmine perché naturalmente le persone che amano gli orologi sono per il 95%, sono maschi solitamente, no? Non solo nel mio caso, il mio canale è seguito da il 95%, sono maschi, ma anche se guardiamo a livello internazionale, sempre il 95%. Quindi per la stragrande maggioranza questo è un hobby, una passione, quello dell'orologeria che più che altro riguarda i maschi. Ecco, nonostante questo c'è un 5% di femmine che ama gli orologi allo stesso modo come lo facciamo noi. E quali orologi gli piacciono a queste ragazze, a queste persone? Gli piacciono gli stessi orologi che ci piacciono a noi e quindi proprio ma uguali gli stessi, nel senso che i Sub, i Pilot, i cronografi, tutti gli orologi praticamente che noi nei gruppi di Facebook pubblichiamo, che facciamo le foto con le quali diciamo così siamo più ossessionati, ecco, le femmine, quel 5% lì è esattamente uguale a noi. Quindi sono interessate chi più chi meno alla meccanica, sono interessate più di meno all'impermeabilità, alla portabilità, all'utilizzo, proprio alla sua. Se un orologio è per esempio un sub, quindi un orologio tecnico, sono interessate come noi a capire se quell'orologio potrà essere un buon sub, potrà svolgere appunto quel determinato compito e poi magari essere anche elegante per la sera. Ecco, le stesse cose che guardiamo noi, le stesse particolarità, la cassa, le lancette, l'equilibrio, appunto, l'armonia del quadrante. Ecco, tutte queste cose qui sono allo stesso modo guardate anche da questo 5% di ragazze, che naturalmente io sono molto felice di avere qui appunto che segue questo canale e questa particolare puntata è dedicata soprattutto a loro. Quindi avere una passione in comune con un'altra persona sicuramente aiuta nei rapporti anche all'inizio, insomma, per conoscersi, ecco, è mo tutto molto più facile, ma anche dopo. Avere insomma delle passioni e condividere appunto ecco degli hobby sicuramente è una cosa che aiuta ecco nelle relazioni. Ecco che quindi quando io ho già fatto anche un video parlando delle misure, no? Che si portano degli orologi della misura del diametro dell'orologio che le persone dovrebbero indossare. E naturalmente ho detto che per quanto riguarda gli orologi tecnici non c'è una misura per
minima, massima, no? È soltanto legato al fatto della funzionalità dell'orologio stesso, quindi un sub è naturale che sia più grande e quindi va bene anche sopra i 40 mm, 42, 43, quello che è, per svolgere appunto quel determinato compito. Quindi anche se un maschio ha un braccio, un polso piccolo, lo può indossare tranquillamente. E così le femmine, che spesso l'abbiamo visto, c'è Charlize Theron che lo porta tranquillamente, si è vista con un Rolex GMT, se non vado, no, anzi era il Dipsy Rolex Submariner, quindi un orologio che è bello, bello grosso. E poi abbiamo visto Cameron Diaz, abbiamo visto tantissime altre attrici che indossano orologi di grandi dimensioni, proprio perché sono orologi tecnici, quindi queste ragazze fanno parte appunto del nostro gruppo. Poi c'è un altro gruppo molto più esteso che riguarda sia i maschi sia le femmine, e che diciamo quella è una percentuale di tutte le persone, che io credo siano circa un 50% di tutto il genere umano, diciamo. Io credo che il 50% delle persone non sia affatto interessato agli orologi in qualsiasi modo, e lo reputa un oggetto del tutto non necessario, e pertanto o non hanno del tutto l'orologio, oppure anche indossano, per esempio, degli swatch, degli orologi, insomma, dei quarzi, insomma, oppure un orologio qualsiasi che naturalmente gli serve soltanto per avere in alcune situazioni, avere la data, avere l'ora a portata di mano, però non sono particolarmente interessati, ecco. Dopodiché esiste un altro 50%, e possono essere maschi, possono essere femmine, che considerano l'orologio come un accessorio, un gioiello. Ecco, e da lì si vede, per esempio, gli orologi che hanno avuto più successo, che hanno più successo, sono, per quanto riguarda i maschi, sono sicuramente Rolex e Submariner, ma bisogna stare attenti, perché la Rolex, è il vero best seller della Rolex, non è il Submariner, ma in realtà è il Rolex Datejust. Ma non il Rolex Datejust, quello a 39 mm, come abbiamo visto, come è quello dei maschi, ma bensì il 31 mm. Il 31 mm che normalmente è destinato alle femmine. Ecco, qui parliamo di un orologio elegante. Quindi, naturalmente, per quanto riguarda gli orologi eleganti, vale la regola che un orologio non debba superare la larghezza del polso di una persona. Quindi un orologio troppo grosso, sempre a mio modesto parere, poi ognuno fa ognuno come vuole. Naturalmente, normalmente le femmine hanno un polso più stretto e quindi giustamente esiste un Datejust 31 mm, che sia più piccolo, che sia più nella scala delle persone, della figura delle femmine. E quindi questo è il Datejust 31 mm è il vero best seller della Rolex. E questo perché? Perché il Rolex viene visto come la borsa di Louis Vuitton oppure di Gucci, ecco. Per fare un paragone, viene visto come un gioiello da portare, da indossare, né di più né di meno, e quindi è un orologio che ha un successo incredibile anche dalle persone, quindi viene acquistato dalle persone, dalle femmine, proprio da questo punto di vista. E non è detto che queste persone considerino l'orologeria o considerino la meccanica o considerano, ecco, l'orologio per la sua funzionalità. Ecco, non è che valutano il fatto che ci sia l'oyster case, che sia impermeabile e tutte queste cose qui. No, assolutamente. Lo comprano proprio per il fatto che è un bellissimo oggetto e quindi un accessorio, un gioiello, insomma,
da indossare per le occasioni speciali oppure per tutti i giorni. Ecco, per quanto riguarda le femmine, direi che di questo 50%, un altro orologio che credo abbia una bella importanza, che abbia dei bei numeri anche per quanto riguarda appunto il pubblico femminile, sia il Cartier Tank, che è uno degli orologi anche più vecchi che ancora è in produzione. È dal 1917 che viene prodotto, più o meno è sempre rimasto uguale, è stato ispirato, appunto si chiama Tank perché è stato ispirato da un carro armato che viaggiava appunto per le vie di Parigi e che quindi era un carro armato americano, ma credo che fosse americano nel senso che faceva parte dell'esercito americano, ma era un carro armato credo inglese. E questo carro armato che appunto era arrivato per liberare la Francia, naturalmente fu dette l'ispirazione alla Cartier di costruire questo orologio. Ecco, questo orologio è innanzitutto molto bello, quindi si rifà molto anche insomma, è piacevole da vedere, quindi è anche molto femminile da questo punto di vista. Soprattutto è stato un orologio che è stato indossato da Jackie Kennedy, quindi anche questo ha aiutato molto il fatto che sia, insomma, un orologio molto amato dalle persone, insomma, ecco, anche dalle femmine. Un altro orologio che ha un grande successo all'interno appunto del mercato femminile è lo Jaeger-LeCoultre Reverso. Ecco, questo orologio, anche questo antichissimo, risale appunto al 1931 e pare appunto che sia nato proprio per la richiesta di un ufficiale che lavorava appunto, era di presidio in India e che appunto fece questa richiesta a un viaggiatore che poi andò appunto a parlare alla Jaeger-LeCoultre. E chiese appunto se poteva essere fatto questo orologio e fu appunto accontentato. Quindi anche questo è un orologio quadrato, un orologio molto elegante, un orologio che diciamo che è abbastanza in scala con quello che può essere la figura femminile, che è più esile normalmente di quella maschile. E quindi insomma, anche quello è un orologio che ha un grande successo. Ecco, da ultimo ci sono delle case in particolare che si sono avvicinate molto al pubblico femminile e sono sicuramente una è la Longines che sta facendo dei belli orologi da femmina, quindi anche con dimensioni più contenute. E anche se un po' più costoso, ma sicuramente anche Tag Heuer sta producendo insomma degli orologi molto carini, ecco, per quanto riguarda insomma, ecco, il pubblico femminile. A questo punto non mi rimane che salutarvi. Io vi ringrazio insomma per aver visto questa puntata. Come sempre, insomma, se vi è piaciuto mettete un like e se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale. E non vi scordate di cliccare appunto sulla campanellina così siete sicuri che tutti i contenuti che pubblico vi arriveranno. Ciao a tutti, alla prossima settimana. Ciao!